mamma mia. Mira, guarda. Nu mai vin să-i vin încoace, s-au fost foarte ceva. Ia, sunt de scos. Să și voi mai periculos și nu trebuie să te mai spate. Ascoltatemi, Roma ci ha fatto soldati, guerrieri e infine ci ha fatto l'abbonamento. Tutti noi siamo esasperati, non possiamo più sopportare questi abusi. L'uomo è nato padrone della tua libertà, ma è anche destinato a difenderla. I nobili romani, i ricchi e i nobili, si sentono grandi solo perché noi siamo in ginocchio. Alziamoci, armiamoci contro Roma, ribelliamoci. Raccogliete poi sul certo che trovate che possa essere l'arma che trafiggerà i romani e che donerà a noi la libertà. Io la dico rossa, eh? Ora che dico rossa. I ribelli, armatisi di coltelli, di glavi, di spieghe, di attrezzi agricoli trovati nella loro caserma, fuggirono e si diressero verso il Vesuvio. Qui si scontrarono con un drappello di soldati che furono mandati contro per contrastarli e catturarli. Gladiatori ribelli, vincitori, si impossessarono delle armi dei soldati romani. Questa vittoria di Spartaco infiammò altri schiavi e altra povera gente, masse che da sempre vivevano ai margini della società, liberi e calici, stanchi di essere sfruttati dalle classi possidenti. Si unirono a Spartaco, così che il suo esercito arrivò alla primavera del 71 avanti Cristo. I due eserciti si affrontarono in Lucania, presso le sorgenti del Sile.
Gabrielle, ritira le gambe per favore.
dentai del carro.